Architetto, lei aveva promesso di consegnarmi la casa, chiavi in mano, i primi di novembre. Tra 3 giorni è Natale, aiuta, ma di qua non si vede luce, è buio pesto. Ma cosa dice? Rimangono piccoli ritocchi, fregnacette. Ah, lei sto cantiere me lo chiama fregnacette? Architetto, forse lei non ha capito, ma io a Capodanno c'ho 100/110 invitati. La crema della crema di Cortina. Abbiamo speso una cifra e manca ancora la stoffa alle pareti. Veramente, avvocato, io le mie rate di novembre e dicembre ancora non le ho viste. E non le vedrà manca a gennaio, perché io le faccio caso per danni. Ma se vergogna, ho arredato casa Benettone, ho fatto la casa di Armani. A sentir lei pareva che faccio i lavori, era arrivato Renzo Piano, ma di che lei non è capace di far manco una cabina dalla Telecom. Al piano di sopra l'acqua calda non esce. Papà, che palle, si è isolata la prima linea. Eppure la seconda, è ridicolo. Ci mancava pure l'invitata dalla piccoletta. Oh, che dolore! Porca miseria che botta! Devo parcheggiare la lisca di pesce, non a cacchio di cane! Oddio, il gioiellino! Ma chi sta ostimati? Sono quelli del Caveri! Ma chi vengono adesso? La festa è a Capodanno! Marco! Giada! Finalmente sei arrivato! Come stai? Io benissimo, e tu? Papà, ma quale catering? Questi sono i futuri consuoceri! Si sono presentati bene! Ammazza quanto è sorco il fidanzato di tua sorella, ma dove l'ha beccato? Marco, si bello. Sono conosciuti quest'estate a Ibiza, lei però non aveva ancora conosciuto i genitori. Terribili. Sorride l'avvocato, saluta! Avvocato Covelli, ma che piacere! Sono Ettore Colombo, la mia signora. È alto l'avvocato, però. È veramente un piacere, che piacere! Piacere in par de valle. Ma guardi che mi ha combinato. Ma non si preoccupi, che adesso facciamo il concorso di colpa. Io faccio il concorso e lei si piglia la colpa. Sia tranquillo, c'ho la palestra casco. Non lei è una testa di casco, ma con tu zeta, anzi tre. Uè, vergognatevi, noi siamo venuti su filo da Monza, ha capito? Adesso noi prendiamo e torniamo a casa. Marco, andiamo a casa, sì, dietro fronte. Papà, ti prego, calmati. Dai, papà, anche tu piantala, che si trattano così degli ospiti? Ma certo, benvenuti, cari, sono la mamma di Giada. Per le valigie ci pensa subito la servitù. Nestor, Angelita! Scusa, mamma, che li chiami a fa? Nestor e Angelita si sono buttati a letto. Come a letto? Eh sì, a letto, c'hanno la febbre a 40. Eccola, è il gatto nero montanaro. Giovanni, ma ti rendi conto? Sì, maledetto il momento che ho voluto comprare sta casa. Se stava tanto bene in albergo. Me l'ha arrivata, avvocato Covelli. O sei quella signora, le porto la piccola colazione. Ma da cagare. Oddio, sono le 7, mi chiude la cooperativa.